Salve a tutti, io sono Giusy, sono la makeup artist. Da questo trucco non si direbbe, ma vi giuro che è perché il video precedente, cioè ho fatto tranquilli, vivo ad Amsterdam e oggi andremo a fare la base di questo makeup. E per restare in tema di sobrietà, come potete notare, farò la base come fanno le basi, le influencer del cuore che vedo in giro, ok? Quindi una bella base. Una bella base che però, come dire, ci spacciano per base naturale. Per esempio, una cosa che spesso succede: ah, ragazzi, allora adesso il concealer, mi raccomando, invece di metterlo così, andiamolo a mettere così. Quante volte io vi ho detto pure su Instagram, cioè raga, ma se voi andate a fare sta cosa o andate a fare questa è la stessa, cioè lo capite da voi che la quantità è importante. Ah no, scusate, poi c'è anche questo. Poi c'è anche questo, questo sul naso, questo qua e questo qua e va bene. Poi adesso c'è molto, va di moda la cosa di mettere tutti gli strati in crema, di blush, di... Ah, e poi tutto con la spugnetta, che sia chiaro. Tutto con la spugnetta. E insomma, di mettere vari strati in crema e poi passarci sopra con la polvere. Questa cosa, come dico spesso, serve se, per esempio, stai facendo un video, hai tante luci sparate in faccia, fa sì che il tuo make-up sia visibile dal video e perché le varie luci passano attraverso lo strato di polvere e si fermano allo strato della crema. Quindi in questo caso ha senso. Ma se tu sei un Cristo normale che non si deve fare i video sparaflesciosi o le foto, è inutile fare questa sovrabbondanza di passaggi. Quindi prima il passaggio con la crema e poi il passaggio con le polveri. Aspettate che vado a... Che poi che succede? È anche, cioè come dire, quando fate con la spugnetta, in questo caso vedete che è anche comodo perché comunque la spugnetta per definizione assorbe, un po' assorbe, quindi quando c'è questa sovrabbondanza di prodotto, questo metodo di applicazione aiuta, aiuta senza ombra di dubbio. Allora, noi potremmo andare a fare le cose in crema e poi in polvere, però, cioè, raga, no. Come fondo andrò a mettere quello di Essence, lo Stay All 60 Hour Long Lasting Foundation, numero 5, che secondo me è anche un po' carino. Ne andiamo a mettere un bel po'. Allora, come fa la nostra influencer del cuore? Fa così e poi... Oddio, non me lo ricordavo così profumoso questo fondo. Sì, comunque il 5 è chiaro. Non so se si nota. Oddio, mi ricorda i fondi di pupa che ho buttato. Perché non mi ricordavo puzzasse così. No, Essence no. Allora, questo fondo come coprenza e come durata è fortissimo. Mi piace molto. Però, giuro, non ricordavo questa profumazione molto presente. Ah, poi molto importante coprirsi le labbra. Così da sembrare un tutt'uno col muro. Allora, a questo punto, anche se con questo fondo messo in giuste quantità non c'è, si fissa, quindi non c'è bisogno tanto di cipria. Ma in questo caso, visto che ne abbiamo messa una quantità disumana, andremo con la cipria, perché ovviamente, Jesus, la nostra base è più bagnata perché c'è tanto tanto prodotto e quindi e quindi abbiamo bisogno della cipria. Come cipria andiamo a mettere... ah no, perché poi per
Prima si spalmano questo quintale di roba sulla faccia, poi invece la cipria però deve essere ultra sottile, ultra fantastica, non si deve sentire. Vabbè. Allora noi andiamo a mettere questa qui, la All About Matte Fixing Compact Powder, e lo andiamo a mettere ovviamente con la pala. Ah no, in realtà dovrei metterla con la spugnetta, sì. Scusate. Andiamo a fare soft baking. Gesù. Cioè che praticamente invece di tenere la polvere, uno strato di polvere per tanto tempo, ce l'hai solo per poco tempo. Però comunque, essendo che ti sei messa tutto sto pastrocchio in faccia, pure se la tieni per poco, alla fine fa ma pazza con quello che c'hai sotto. E viene così. E vabbè. E vabbè. Però sei piallata. Mamma mia, sei piallata. Sì, sono piallata qua. Però da vicino. Vabbè, sono leggermente innaturale. Però come di so gusti. Cica. Sì. Vado a utilizzare questa palette qua che devo cestinare. Quindi la uso per questo ultimo look. Che poi, tra l'altro, questa cialda. Cioè, io vi dico che si vede anche il traforato sotto, quindi sono abbastanza soddisfatta. E prendo un pennello. Ah, allora, no, prima bronzing, perché mo si porta prima il bronzing e poi sopra il bronzing si fa il contouring. Contouring caldo. Allora, possiamo fare bronzing tranquillamente con questa polvere qui. Queste, perché la voglio andare a cestinare? Perché queste polveri non si sfumano benissimo. Un tempo, come low cost era un buon prodotto, perché comunque non è che c'erano tante soluzioni low cost. Invece adesso ci sono soluzioni low cost molto più performanti, e quindi, visto che ho da consumare un sacco di roba, e questa non la vado ad usare perché ho cose migliori da usare e la fiondo. Però come dire, l'ho usata abbastanza, sono abbastanza soddisfatta e quindi ok. Cioè bisogna stare molto attenti perché se non si sfuma bene fa subito macchia. Allora quindi la moda è adesso andare a fare questo appunto questo bronzing, quindi andare un po' a scaldare tutto l'incarnato, che poi dico, ma usa semplicemente un tono di fondotinta, magari un po' non scuro, però che invece di usare il 5 e tu dici ah, so bianca, magari uso uno un po' più neutro e vai a equilibrare, no? Invece che te devi mettere tutta sta terra in faccia e poi bronzing baciato dal sole e vabbè. Va bene. E poi prendono per il culo quelle che negli anni 80 si facevano la faccia marrone. Come se adesso non fosse così. E vabbè, insomma, fatta questa cosa di bronzatura, si va col colore più scuro, e si va, a fare appunto questa cosa qui. E poi loro lo fanno con le creme, i veri influencer, eh? Lo fanno con la crema e poi vanno sopra con la polvere bronzea. Quindi, ora che siamo un po' marrone. Ah no, il naso, scusate. Il naso, importantissimo, il naso marrone. Quindi, andiamo di naso. Ovviamente non bisogna seguire i tratti, i nostri tratti e cercare insomma, di creare un'armonia tra le linee e quant'altro, ma bisogna fare come fanno tutti, ovvero un naso sottilissimo, sottilissimo e con la punta all'insù. Che sia chiaro. Ah, tutto questo ovviamente pure con la crema, eh. Quindi mi raccomando, fatevi questa situazione qui marrone e poi andatela
sfumare poco poco. Wow. Cioè, da vicino non si nota per niente, raga. Da vicino è veramente qualcosa di bellissimo. Bene, dopo aver fatto questa cosa fantastica, la mia parte preferita è quando prendono col dito l'illuminante e lo passano al ceppo. Poi dicono no, perché prima ci mettevamo molte più cose, adesso non è più così. No, no, infatti, adesso è cambiato tutto, è proprio tutto diverso. Oh, che bello. Che bell'effetto. Ok, ma restiamo sul pezzo e a questo ci aggiungiamo il blush. Bene, sempre effetto baciato dal sole. Quindi vado a prendere il blush, ho preso un'altra palette a caso e vado. Ah, allora mi raccomando, no, no, non dovete fare così. Indipendentemente dal vostro viso, voi non dovete andare a mettere il blush qua, ma lo dovete mettere qua. Perché così lifta. Capito? Mi raccomando, perché noi siamo tutti uguali e bisogna fare tutti questa cosa qui. Tutto così, tutto perché lifta, lifta, liftiamo. E poi ovviamente qua, perché a noi ci piace l'effetto baciato dal sole. Quindi noi abbiamo praticamente una faccia a chiazze rosa, marrone, tutta questa roba qua, che però ci darà un bellissimo risultato. A questo punto andiamo con l'highlighting, che ovviamente siamo passati anche all'highlighting che si fa un po' su tutta la guancia per dare appunto questo effetto di luminosità. Ma la parte più bella sarà quella delle labbra. Allora, volete sapere la moda del momento qual è? Andare a fare le labbra utilizzando la matita per sopracciglia. Io andrò ad utilizzare, se ci riesco, questa che ho preso da Primark, che in realtà cercavo il pennino, ma poi vabbè. E insomma, andare a fare il contorno là, labbra, mi raccomando, sbordate come se non ci fosse un domani. Cioè, pure questa cosa di annullare l'arco di Cupido che sia naturale, no? Per fare un po' questo effetto da brazzo. Cioè, io lo posso, se io ho 15 anni e vado su TikTok lo posso fare, ma se io sono una makeup artist e ti sto dicendo delle cose, non si può fare, non si può. Poi con un pennello andare un po' a sfumare. Per andare a creare questa ombreggiatura naturale, che anche in questo caso ha senso se io ho un tipo di labbro così. Ok? Infatti, vedete, se io ho un tipo di labbro incurvato in questo modo, andando a creare quest'ombra, il labbro sembra più grande e quindi vai a fare una sorta di contouring. Ma se io invece ho un labbro come il mio, soprattutto questo superiore, ok? E vado a fare questa ombreggiatura. Sembra che c'ho i baffi. Non sembra che il labbro è più grande, ok? Cioè, se io invece c'ho il labbro così, vedete? Che già l'effetto è diverso. Se io invece ho un labbro che crea naturalmente quest'ombra, la vado semplicemente ad accentuare e allora lì c'ha senso. Quindi, dicevamo, una volta fatto ciò, si va a mettere il blush in crema. Ma noi il blush in crema come se fosse
una cosa trasgressiva, semplicemente vai a mettere una polvere, cioè vai a mettere come un rossetto matte un po' più leggero, no? E quindi noi che possiamo mettere come rossetto matte? Andiamo a mettere questo di Kiko. Ecco qua. Che è un po' più leggero e quindi tinge, ma non ti dà insomma, lo strato di rossetto. E poi sopra ci andiamo con il gloss. È come dire, non è una cattiva idea, è semplicemente come dire, andare appunto a creare uno strato di colore più tenue e poi andare col gloss e creare questa specie di ombreggiatura utilizzando ovviamente la matita sopracciglia, perché ovviamente, perché è più fredda, perché è fatta per creare le sopracciglia. Se voi andate con una matita labbra fredda di questo tipo, quindi il concetto è quello, cioè non bisogna come dire, sconvolgersi, ecco, oddio, adesso andiamo a utilizzare la matita per sopracciglia sulle labbra e poi il coso del blush in crema lo andiamo a utilizzare sulle labbra. Cioè, i prodotti creati per il viso possono essere utilizzati sul viso. È ovvio che anche in una palette di ombretti io posso utilizzare un marrone per fare il contouring. È ovvio che semplicemente la pressatura è diversa, quindi il marrone che c'è nella palette per gli occhi avrà un pigmento maggiore, avrà una sfumabilità diversa e quindi quello per il viso di conseguenza appunto sarà un po' meno pigmentato, più sfumabile, eccetera, eccetera. Però tutte le polveri, tutte le creme possono essere utilizzate su tutto il viso. Semplicemente, cioè è proprio una cosa che si dice dall'alba dei tempi, che sanno più o meno tutti, però adesso si esce ogni tanto con questi trend. E allora, ok, trucco finito. Come potete notare, questo make-up ha abbastanza senso come make-up fotografico, diciamo così, come make-up per video, però io vi assicuro che dal vivo è una schifezza. E non si può andare in giro così, no, dovrebbe essere proprio vietato dalla legge. Poi, soprattutto qui ad Amsterdam, che nessuno va in giro truccato così strong, e proprio ti pigliano per matta, proprio, cioè, t'arrestano. E niente, quindi il video finisce qui. Spero che vi abbia strappato un sorriso. E come di. Bello, bello, mi piace, mi piacciono queste mode e mi fa ridere sempre il fatto che stiano a criticare il make-up di 10 anni fa, quando adesso non è che abbiano fatto questi gran passi da gigante, no? Anche quando dicono di fare un trucco leggero, comunque mettono 450 milioni di prodotti, baking di qua, bronzing, contouring, e quindi poi alla fine, ma di che stiamo a parlare? Vabbè. Dovevo fare questi 20 minuti di polemica, me li sentivo, mi è scappato proprio, cioè.